Una lunga storia fatta di tradizioni e di approfonditi studi scientifici. L'osservatorio meteorologico di Montevergine, sorto nel 1884, rischia un lento ed inesorabile degrado se non fosse per la passione e la competenza dell'associazione no profit Montevergine Osservatorio guidata da Vincenzo Capozzi, il quale ieri ha lanciato un grido d'allarme. Il paradosso è che il più alto osservatorio di tutto il sistema degli Appennini, che ha avuto riconoscimenti importanti in tutto il mondo, è poco attenzionato dalle istituzioni locali. Un'inversione di tendenza, un unicum al momento, arriva dal Parco del Partenio, presieduto da Francesco Iovino, che ha deciso di accendere i riflettori sull'osservatorio. Inoltre, grazie ad un protocollo d'intesa con l'Abbazia di Montevergine e alla Regione Campania, sono in arrivo dei fondi per il rilancio del centro ubicato proprio accanto a Mamma Schiavona. Questo incontro è senz'altro un'occasione per far sì che possano accendersi un po' di riflettori sull'osservatorio, che ormai è diventata una vera e propria pietra miliare della cultura scientifica irpina. L'osservatorio è ormai attivo da 138 anni, dal lontano 1884, è una realtà consolidata anche in ambito scientifico a livello internazionale. L'auspicio di questo incontro è quello che ci possa essere maggiore attenzione da parte delle istituzioni, maggiori investimenti per salvaguardare il monumento osservatorio e soprattutto per valorizzarne ancora di più la rilevanza scientifica, investendo nell'acquisto di nuove strumentazioni che insistano non solo a Montevergine ma anche in postazioni limitrofe. L'area del Partenio è un'area molto particolare sotto l'aspetto meteorologico e climatologico che necessita di un rilevamento delle condizioni meteorologiche molto capillare. Quindi diciamo, per adesso siete voi come associazione che portate avanti questa attività. In concreto, cioè appunto, lei parla di sostegni, di aiuti, cosa potrebbero fare e cosa dovrebbero fare appunto le istituzioni? Potrebbero impegnarsi innanzitutto, come dicevo, nella salvaguardia dei locali dell'osservatorio che purtroppo sono mal ridotti, e mi riferisco non solo ai locali interni ma anche ai locali esterni, anche alla parte esterna della struttura. È da tenere presente che gli interni dell'osservatorio ospitano un patrimonio scientifico di dati di una certa rilevanza che quindi va custodito in una certa maniera. E poi ciò che si può fare, come dicevo, è investire negli aspetti più strettamente scientifici, che per la verità sono già curati con le nostre risorse a livello di associazione, con il supporto anche di enti universitari e di enti di ricerca, ma è ovvio che si può e si deve fare di più, perché in un mondo come quello di oggi, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti climatici, investire nella scienza è fondamentale. Partenio è uno scrigno di biodiversità, bellezza della natura, del paesaggio, dei beni culturali, materiali e immateriali. Domenica ce l'aiuta a Montevergine, ma anche del mondo scientifico, come l'osservatorio, come avete notato, e l'associazione che gestisce è molto attiva, dà un servizio eccezionale. Non solo è riconosciuto qui in Campania, ma è anche riconosciuto a livello mondiale, tanto è vero che ha avuto un riconoscimento da un istituto importante americano. E noi puntiamo su questa eccellenza del territorio, perché noi ci muoviamo, come sapete, su due binari. La repressione, l'altro giorno abbiamo fatto l'incontro di Carabinieri, perché nel mandamento di Baiano il territorio è molto sofferente, e l'altro binario è quello della promozione, per cui tutte le eccellenze di questo territorio cerchiamo di incentivare. Per quanto riguarda l'osservatorio, grazie alla sensibilità del governatore De Luca abbiamo avuto un finanziamento per aggiornare la strumentazione e anche per un po' di arredo per questa struttura, che io ringrazio il dottor Capozzi per la sua gestione eccellente, per il servizio che ci dà. No, un finanziamento intorno ai 30.000 euro per la strumentazione. Io stasera dovevo, è da utilizzare subito, stasera dovevo firmare un protocollo d'intesa con l'abate per utilizzarlo, ma l'abbiamo rinviato per l'assenza dell'abate, perché ha avuto altri impegni, per cui è pronto e da utilizzare nell'immediato. Lei spera che altre istituzioni investano sull'osservatorio seguendo il suo esempio? Io ho fatto appello, insomma, ai sindaci e a tutte le istituzioni di questo territorio per tutelare questo scrigno di bellezza. Insomma, noi abbiamo un tesoro, lo dobbiamo tutelare. Non abbiamo, cioè, non c'è
tanto da fare, la natura ci ha dato queste bellezze, dobbiamo solo tutelare e promuovere. Se tutti insieme hanno questa sensibilità, penso che questo territorio può essere un fiore all'occhiello dell'Irpinia.